inevitabile che non succederà mai più e per portare avanti le nostre rivendicazioni. Abbiamo iniziato a fare un tavolo con chi preposto dalla questura, chi doveva mantenere la sicurezza, per capire come partire in corteo, come si è fatto in altre città come Catania, dove il permesso era stato negato e sono partiti in corteo lo stesso senza problemi, come si è fatto a Bologna, dove non c'era il permesso per il corteo e sono comunque partiti. Per fare in modo che questa mobilitazione, questa sollevazione prosegua nel tempo. Abbiamo iniziato col botto, come si dice, direi, ne parlano ovunque, oggi siamo più di ieri e domani saremo più di oggi. Ed è questo che la direzione in cui secondo me dobbiamo andare. Per cui io quello che auspico è che oltre venerdì andremo avanti a lavorare nelle nostre scuole, le nostre scuole dobbiamo occuparle, le nostre scuole dobbiamo renderle nostre, le piazze ce le dobbiamo prendere e tutto quello che ci è permesso fare per fare in modo di raggiungere i nostri obiettivi dobbiamo farlo. L'alternanza è un qualcosa di inaccettabile e io credo che insomma tutte e tutti lo sappiamo bene se siamo qui oggi e la cosa triste è che ci è voluta la morte di un ragazzo prima che la politica ponesse attenzione su questo e per questo io credo che dobbiamo essere tutte e tutti lucidi nel non farci abbindolare dalle parole dei parlamentari e dei politici vari che si prendono la briga di darci solidarietà, di darci pacche sulla spalla finte e false. La nostra forza e le nostre rivendicazioni le portiamo nelle piazze, non ci facciamo abbindolare da qualche complimento da parte di gente che fino a ieri, fino ad oggi, perché non mi sembra che qualcuno abbia fatto qualcosa nonostante sia morto un ragazzo, oltre a dirci bravi ragazzi, mi dispiace che vi prendete le bastonate in testa, proveremo a fare in modo che la prossima volta non succeda. Io credo che noi dobbiamo continuare determinati a scendere nelle piazze e a costruire il nostro discorso che parta dagli studenti, che parta dal basso e che dia la misura del fatto che ne abbiamo le palle piene di parole vuote, di discorsi vuoti e di false dichiarazioni da parte della politica. Non possiamo più accettare che moriamo a scuola, non possiamo più accettare che le nostre scuole siano dei luoghi di merda, oppressivi, normativi, non possiamo più accettare che questa cazzo di maturità la cambino ogni anno come cambiano le mutande, non possiamo accettare che continuino a parlare per noi e non ascoltino quello che noi abbiamo da dire in piazza. È dal 2016 che scendiamo in piazza contro l'alternanza, se diciamo che questa è una cazzo di ingiustizia, che non è possibile che noi andiamo a scuola per lavorare, eppure hanno fatto tutti orecchie da mercante. Tuttora continueranno a farlo, io non credo proprio che da domani si siederanno a un tavolo. Comunque tanta gioia vedere insomma questo fermento ultimamente, perché era tanto tempo che non scendevamo nelle piazze, era tanto tempo che non ci facevamo vedere come corpo studentesco, come giovani che si riprendono uno spazio pubblico sia di parola che fisico, per cui questa è una grande gioia, come dicevo, e io spero vivamente che questa cosa continui e che riusciamo ad allargare il discorso, a partire da appunto una morte che non può essere dimenticata, che non può essere vissuta solo nella tristezza, ma che ci deve vedere incassati neri per questa morte, perché i minuti di silenzio vanno bene fino a un certo punto, poi c'è bisogno di fatti, e i fatti li abbiamo dimostrati, continuiamo a dimostrarli ogni giorno noi, che continuiamo a scendere nelle piazze, continuiamo a metterci in gioco. Allora raga, quello che volevo dire io è innanzitutto la mia considerazione personale su quella che deve essere la piazza di venerdì e poi anche portare la mia testimonianza personale sulla situazione della mia scuola e appunto anche quello che è successo nella mia scuola sia in Regina in questi giorni.
permette sempre di più uno sfruttamento incondizionato, che permette agli studenti delle scuole tecniche e dei professionali di andare a lavorare a tutti gli effetti in aziende in cui non sono tutelati da nessun tipo di sicurezza e soprattutto fungono da manodopera gratuita, non retribuita, al posto appunto che vengano pagati dei lavoratori nei luoghi di lavoro. E Lorenzo è morto perché non si tratta, e questo dobbiamo ricordarcelo bene, di una disgrazia. Si tratta al massimo, secondo me, di un omicidio colposo, perché ci sono dei colpevoli, dei responsabili per la sua morte, perché sui posti di lavoro non c'è nessuna sicurezza, non c'è nessuna sicurezza al punto che nel 2021 ci sono stati più di 1400 morti sui luoghi di lavoro, e soprattutto appunto se si guarda la media diventa una cosa veramente che fa rabbrividire, perché sono 3 o 4 vittime al giorno sul posto di lavoro. E Lorenzo a tutti gli effetti è morto sul posto di lavoro, perché anche se era uno studente che stava facendo uno stage e quant'altro, alla fine è morto perché nessuno ha tutelato la sua sicurezza, lo hanno sfruttato per un sacco di tempo, e l'ultimo giorno in cui stava facendo questo stage, se ben ricordo, appunto ci è rimasto secco perché gli è caduta una trave in testa, una cosa che noi dobbiamo condannare, che dobbiamo esprimere tutta la nostra rabbia. È per questo che nei prossimi giorni, in tutte le nostre scuole, dobbiamo creare agitazione, dobbiamo incazzarci, dobbiamo fare mobilitazione, cercare di portare più persone possibili, perché come è stato detto prima, i numeri saranno soprattutto in questo caso una cosa decisiva, perché ci permettono di fare mobilitazione statica, una manifestazione statica, ma non un corteo movimento, noi quel corteo dobbiamo farlo lo stesso, perché non possiamo accettare che non ci fanno partire in corteo, non ci permettono di gridare la nostra incazzatura in giro per le strade della città, e soprattutto ha un significato secondo me anche politico importante il fatto di riuscire a partire in corteo, ci si è riusciti in altre città, mentre invece qui solo a Torino a tutti gli effetti è stato impedito, è successo il mattatoio come è successo la scorsa volta. Noi non scendiamo in piazza contro la polizia, noi scendiamo in piazza perché siccome la polizia ha deciso di reprimere la manifestazione che c'è stata venerdì scorso, noi dobbiamo tornare in piazza a dire che l'alternanza del lavoro ci fa schifo, che non è possibile che Lorenzo sia morto in quel modo, e soprattutto ricordarci che noi siamo responsabili per il nostro futuro e dobbiamo conquistarci quello che ci vogliono togliere. E aggiungerei anche che di recente è stata venuta fuori la maturità 2022, che è una cosa veramente vergognosa, perché gli studenti si devono sorbire una misura così dopo 2 anni praticamente passati in DAD, e non è che adesso sia molto diverso con tutti i casi che ci sono e le persone che stanno in DAD, quindi non permette assolutamente una formazione scolastica sufficiente, quindi sicuramente bisognerà parlare anche di questo, e soprattutto dobbiamo appunto riprenderci il nostro corteo. Nella mia scuola, per esempio, a Regina Margherita, in una delle 3 sedi, appunto una delle 2 succursali, quella in cui vado io, hanno cercato in tutti i modi di respingere il nostro tentativo, di alcuni appunto degli studenti, me compreso, della scuola, di raccogliere appunto più persone possibile che partecipino al corteo per Lorenzo. Hanno cercato in tutti i modi, facendo disinformazione. La rappresentante di istituto si è sognata di dire oggi che noi manipoliamo fatti che sono successi per i nostri interessi e portiamo le persone al macello. Cioè, una cosa veramente, secondo me, allucinante. Ha provato in tutti i modi a togliere tutte le cose che noi abbiamo messo, delle fotografie delle persone che sono rimaste ferite, i volantini, tutto quanto quello che noi abbiamo divulgato all'interno della scuola per reprimere la nostra possibilità di rispondere, appunto informare su quello che è successo, facendo a loro volta una totale gravissima disinformazione. Quindi dobbiamo anche essere coscienti che ci sono queste persone a scuola, ma che non ci devono, come anche possono essere rappresentanti, possono essere presidi, possono essere insegnanti che provano a darci conto. Noi non ci dobbiamo assolutamente fare intimorire, dobbiamo cercare di costruire la massima mobilitazione venerdì contro l'alternanza scuola-lavoro, contro la nuova maturità, contro quella che è stata una repressione ingiustificabile da parte delle forze dell'ordine la scorsa volta. Non ha senso, perché non nasce come esperienza formativa, nasce come esperienza di sfruttamento. E se noi vogliamo avere un movimento reale che non venga strumentalizzato, noi dobbiamo porci in estrema rottura con questa cosa, oppure non andiamo da nessuna parte.
Dopodiché, un'ultima cosa, poi chiudo. Se si vuole parlare, penso che dobbiamo in questo momento parlare di rilancio di movimento studentesco, non si può pensare di far finta che Torino sia una roccaforte, che Torino sia un feudo. No, il movimento studentesco, se lo vogliamo creare, e vogliamo crearlo, deve essere qualcosa di nazionale. Perché come noi siamo scesi in piazza venerdì scorso e siamo stati presi a manganellate, stessa cosa è successa a Milano, stessa cosa è successa a Roma, stessa cosa è successa a Napoli. Quindi, oltre a mantenere questo tipo di dialogo fra di noi, dobbiamo essere in grado di rapportarci con gli altri studenti d'Italia che stanno portando avanti delle esperienze di lotta analoghe alle nostre e in molti casi più avanzata rispetto a quello che stiamo facendo noi. E prendo il caso di Roma. A Roma, in questo momento, il livello di mobilitazione studentesca è imparagonabile rispetto a quello torinese, per determinati motivi che non ha senso riprendere, ma è a quell'esperienza lì che noi dobbiamo guardare. Il 5 febbraio ci sarà a Roma una assemblea nazionale del movimento studentesco La Lupa, che in questo momento, con tutti i limiti, è l'esperienza più avanzata di mobilitazione studentesca in questo paese, in una città come Roma, in cui sono state occupate 70 scuole, è come se qui a Torino ne venissero occupate 60, o 3, 40 comunque, un terzo delle scuole della città. Noi al momento di scuole a Torino ne abbiamo occupate 3, quindi è già qualcosa, è qualcosa, continuiamo ad occupare le scuole, ma rapportiamoci con chi l'ha fatto, con chi può insegnarci come farlo. In questa assemblea cittadina sono presenti organizzazioni, sono presenti strutture studentesche che il 5 andranno a Roma, che organizzeranno macchinate, che organizzeranno pullman. Quindi io invito queste strutture a prendersi la responsabilità di portare gli studenti che hanno intenzione di mobilitarsi a Torino e di interfacciarsi con il movimento reale di questo paese. Grazie. Ci si prenda la responsabilità di portare a Roma, di andare a Roma e portare questo clima, questa organizzazione, cioè questa organizzazione di questa esperienza di lotta anche in tutte le altre scuole d'Italia. Detto questo, venerdì scorso, andando alla situazione torinese, è stata un'esperienza molto importante, è stata anche una giornata molto importante in cui è venuta fuori la rabbia per quello che è successo, che si contrappone anche a quello che dice il governo, che piange lacrime di coccodrillo. Noi invece, davanti a una situazione del genere, non dobbiamo piangere lacrime di coccodrillo, dobbiamo essere arrabbiati per la morte di un nostro coetaneo che in quel momento era in un'azienda e sarebbe dovuto essere da tutt'altra parte. La repressione non è avvenuta solo a Torino, ma è avvenuta anche a Roma e è avvenuta anche a Milano. Davanti alla risposta di venerdì non si può star fermi. Per questo scendere in piazza al 4 secondo me diventa ancora più importante, sia per Lorenzo e sia per tutti noi studenti, anche noi che siamo qua in questo momento, che la scuola ce la viviamo tutti i giorni e ci ritroviamo in degli istituti in cui la situazione è insostenibile anche dal punto di vista dell'alternanza scuola-lavoro. Quindi si sta parlando di una scuola che ci forma per la flessibilità e che ci mette a rischio sia fisicamente, lo abbiamo visto, sia anche ideologicamente, perché ci avvisa effettivamente ad un futuro di flessibilità e di sfruttamento. Quindi il 4, la sintesi è che il 4 dobbiamo essere carichi e dobbiamo anche far vedere che non rimaniamo in silenzio davanti sia alla repressione delle forze dell'ordine sia anche all'indifferenza del ministro Bianchi, che dopo tutto il risalto, dopo tutto quello che hanno sollevato queste mobilitazioni che ci sono state, abbiamo visto negli ultimi giorni che non ha nessuna intenzione di fare un passo indietro, anzi. Pochi giorni fa, lo sappiamo tutti, si è espresso sull'esame di maturità che
per quanto mi riguarda è una cosa inaccettabile che vengano, che si ritorni ad un esame tradizionale dopo che i due anni di pandemia ce li siamo vissuti anche noi, che adesso ci ritroviamo in quinta. Io faccio quinta, quindi personalmente è una cosa che mi tocca anche in prima persona. Non si può pensare di poter fare un esame scritto dopo che questa situazione ce la siamo vissuta anche noi. Secondo me, ripeto, puntare anche molto di più sulla sicurezza e sul luogo di lavoro, perché così avremmo anche più una rilevanza politica, cioè un peso politico, perché noi ci chiediamo perché ci bastonano a noi e non bastonano quelli che vanno a manifestare contro il Green Pass. Perché non abbiamo effettivamente un peso politico, almeno non ancora, non gliene frega un cazzo a nessuno, no? Gli altri no, poi nessuno si dovrebbe prendere le botte in primis di un paese democratico. Quando questa viene a mancare sfruttando degli studenti, secondo me è giusto e doveroso scendere in piazza per farsi ascoltare, nonostante la repressione che ovviamente c'è stata, perché evidentemente non fa comodo porre l'accento ed evidenziare questi fenomeni. E, insomma, spero che ci sia molta partecipazione venerdì. Mi sono sentito toccato nel profondo dalle immagini e dai video che in maniera giusta comunque sono stati diffusi per farci rendere conto degli avvenimenti e di quanto è accaduto, insomma. E poi volevo aggiungere quest'altra cosa sull'alternanza scuola-lavoro. Io ovviamente non ci ho mai visto un senso, non perché noi giovani non abbiamo voglia di lavorare, come magari qualcuno di qualche partito politico a caso si arroga il diritto di poter dire, ma perché molto spesso, e parlo della mia realtà che è un liceo classico, le attività che ci vengono proposte non hanno nulla a che fare con il nostro percorso di studi, e quindi a maggior ragione ci viene tolto del tempo comunque per studiare. Chi fa un liceo classico, senza nulla togliere ovviamente le altre scuole, sa bene che ha un carico di lavoro da sopportare molto greve, molto grande, e quindi insomma io sono felice di poter dire che l'alternanza scuola-lavoro non ha per me nessun senso come è stata concepita. Quindi secondo me è giusto manifestare e farsi sentire a tal proposito. Grazie. Corteo pacifico. Io credo che adesso al momento noi dobbiamo renderci inattaccabili da una parte politica che non aspetta altro che dirci: eh no, guardate, in realtà voi non siete per un cazzo pacifici. Quindi io ho delle istanze, delle proposte che ho pensato per questo corteo che faremo venerdì. Io credo che ho ricevuto delle interviste da giornalisti che mi hanno chiesto se quello che effettivamente la stampa, Torino Today e altre testate giornalistiche avessero scritto fosse vero. Ad esempio Torino Today, ma la stampa stessa, hanno scritto che abbiamo provato a portare il cordone di polizia con un furgoncino, e questa cosa qua è imbarazzante, inaccettabile, è una distorsione della realtà. Tutte le abbiamo visto che fare un furgoncino, cosa ha fatto? Siamo partiti, era passo l'uomo, si è ascoltato e non è più ripartito fino all'assemblea. Quel furgoncino lì quindi non è stato utilizzato per fondare il cordone di polizia, e vorrei anche spiegare che poi sono state lanciate cose. E qui attivamente alla lotta in cui tutti stiamo partecipando. Purtroppo però non notiamo riscontro, stiamo stampando volantini, stiamo programmando assemblee di istituto, ma nessuno si interessa, pur essendo due plessi. Noi purtroppo siamo in succursale e le persone in sede non hanno la minima intenzione di aiutarci. Secondo me dobbiamo proprio trovare un modo più ampio per farci sentire, perché se gli studenti sono i primi a non voler partecipare a queste iniziative, è inutile attuarle, purtroppo, perché sono gli studenti i primi a dire è inutile perché tanto non succede nulla, ma è inutile proprio perché tutti pensano che sia inutile. Il punto di arrivo, ma deve essere un punto di passaggio, per cui nelle prossime settimane dovremo portare nelle nostre scuole la mobilitazione. Non solo, cioè, la morte di Lorenzo Parelli è stata l'occasione per noi per scendere in piazza.